e sappi che là dentro dove abita lui, vedete che c'è una luce accesa? La vedete nella finestra? È perché probabilmente si sta svegliando, fa la doccia, adesso fa il caffè. Se noi lo chiamiamo forte, può essere che sappi ci senta e allora viene a ballare con noi. Va bene? Chi? No, papà, capito, noi chiamiamo Sappi. Solo Sappi. Pronti? Bimbi, facciamo un tentativo. Forte, più forte che potete, al mio 3. Faccio 1, 2, 3, al 3. Sappi. Forte? Pronti? 1, 2, 3. Bimbi, è la prima volta nella storia. Gli ho detto, non uscire subito. Però, Bimbi, è la prima volta nella storia che al primo colpo è scemo. Ho sì, io potevo scegliere uno più critico. Allora, Sappi, Bimbi, stiamo qua, stiamo qua. Adesso, Bimbi, il problema è come fare a far saltare Sappi al di qua. Allora, Grazia e Elisa, abbassatevi un po' la rete, in modo che Sappi possa fare il mega salto e venire da noi. Pronti? Mi sono imparato. Ecco, Bimbi! C'è, questa volta c'è! Sappi! Hop! Wow. Bravo Sappi! Sappi James Bond è arrivato, Bimbi! Capriola, guardate, guardate, è proprio un agente segreto! Bestiale! Allora, Bimbi, tutti qui che facciamo due o tre canzoni con Sappi, quelle belle, tra cui la sigla nuova ufficiale di Sappi di Nevelandia, scritta da quel signore lì che ha la telecamera, la musica e le parole dal nostro caponimatore che in questo momento non c'è, Gianluca Mandalozzo, che stasera vi presenterò a Cima Zappata, da stasera lo chiamiamo Mogol perché ha scritto le parole di questa canzone. Pronti? Bimbi, muovi indietro, si balla la super canzone di Sappi, attenzione. Pronti? Sappi, sei pronto? Okay. Bravo Sappi, applauso a Sappi, è diventato un cantautore, probabilmente lo potremmo vedere in un futuro anche a Sanremo.